Tuo zio Floyd è morto. Oh mio Dio, com'è successo? Il suo cuore si è fermato. Adesso devo urinare. Mi scusi, dottor Gebelhauser, è occupato? Beh, veramente. Sheldon lei... sta scarabocchiando, entra, caro. Dottor Gebelhauser? Dottor Cooper? Su, tesoro, entro l'anno. Come lei sa, diverse settimane fa al nostro primo incontro, forse siamo partiti con il piede sbagliato quando le ho dato dell'idiota. E volevo dirle che mi sono sbagliato nel farglielo notare. Sbaglio o non siamo stati presentati? Dottor Eric Gebelhauser. Mary Cooper, io sono la mamma. No, questo è impossibile. L'ha avuto quando era un adolescente. Oh, ma quanto è gentile. Il padre è morto. Di recente? No, secoli fa. Prego. Sheldon, come mai non sei al lavoro? D'accordo. Molto gentile da parte tua venirmi a prendere all'aeroporto. Non mi ha creato alcun disturbo. Forse perché ho guidato io. Come guido anche adesso. Bravo tesoro, bravo. Grazie per i tuoi commenti sulla mia tesi contro la teoria sulla dinamica del cervello quantico. Oh, è stato un piacere. Pur non essendo un fisico, ha compreso perfettamente come sia impossibile che i dipoli elettrici nelle molecole d'acqua del cervello umano arrivino a formare un condensato di Bose. Aspetta, aspetta. Mia madre ha scritto una tesi e tu le hai inviato dei commenti. Sì, il 16 agosto, dopo il suo intervento al tunnel carpale. Ti ho ringraziato per i fiori. Certamente. I fiori non li sopporto. Nemmeno io, ma sono quasi un gesto dovuto. Le convenzioni sociali. Aspetta, aspetta. Hai subito un intervento. Sì, Sheldon mi ha mandato dei fiori. Sì, quello l'ho sentito. Allora che c'era da aspetta, aspetta, aspettare? A sentirvi parlare sembra quasi che lui ti conosca meglio di me. Non me lo spiego. Dipenderà dal fatto che abbiamo interessi in comune e troviamo gradevole rimanere in contatto mentre tu mi eviti a causa dei tuoi problemi d'infanzia irrisolti. E che hanno scatenato il tuo disturbo narcisistico di personalità. Ne abbiamo discusso diffusamente nell'ultima videochat. Però è inquietante l'essere arrivati a parlare di te. In effetti, ma dal momento che purtroppo siamo in tema mi trovo obbligata a chiedertelo. Come stai, Leonard? Bene, mamma, grazie. Tu? In menopausa. Signor Fowler, sta bene lì dietro? Vuole più aria? Sta bene. Mi sorprende che Amy non sia venuta a prenderci. Sa, è piuttosto occupata, è la vigilia del matrimonio. Troppo occupata per sua madre. Una volta era una figlia così devota. Ora aspetta solo che muoia per prendersi le mie porcellane. Va bene, ora basta parlare di prigione. Ma Penny lo sapeva dov'ero, mi mandava sempre le sigarette. Mandavi a tuo fratello le sigarette? Fabbricava e spacciava metanfetamina, Susan. Per le sigarette potremo lasciar correre. Non fare il padre fico. È una t-shirt con sulla foto del nostro gatto. Chi è al telefono? È Leonard! Perché ha chiamato? Sheldon è malato! Avete giocato insieme? Per l'amor del cielo, ma finiscila, ho 26 anni! Scusa tanto, signor uomo maturo! Che vuoi per colazione? Latte al cioccolato, cereali e un biscottino! Oh mio Dio! Ecco la bimba della mamma! Ciao, mamma! Oh, Larry, guardala! Dico, riesci a crederci che il nostro agnellino alla fine si sposa? Non riesci a crederci! E non ci riesco neanch'io! Ciao papà, come stai?
Vuoi sentire un'idea pazza, ma alza la cornetta! Pronto? Va bene, aspetta! È il tuo amico Leonard! Vuole sapere perché oggi non sei andato a scuola! Io non vado più a scuola, mamma! Ricordatelo, io lavoro all'università! Sempre una scuola, Rispondi al telefono! Non voglio parlare con nessuno! Devo chiedere a Leonard di portarti i compiti a casa! Non ho compiti a casa, come devo dirtelo? Sono un adulto con una laurea specialistica in ingegneria! Scusami tanto, signor pezzo grosso! Vuoi che ti porti un ghiacciolo? Alla marena, grazie! Allora, capitano, riprendiamo da dove ci eravamo interrotte? Cioè, mia madre avrebbe potuto dire: Bob, smettila, è una ragazza, fattene una ragione! Ma non ho mai detto neanche una parola! Interessante. Saresti disposta a venire in New Jersey a discutere del rapporto con i tuoi genitori mentre fai un attacco? Mi aiuterebbe? Beh, aiuterebbe me. Sheldon, siediti, parliamo un po'. Va bene, ma a patto che non mi imbrogli. Quando dici parliamo un po', vuol dire che devo ascoltare e basta. E allora sta zitto. Obbedisco. Ascolta, il motivo per cui ho chiesto a Amy di venire qui è che volevo capire che tipo di persona fosse. Dopo aver chiacchierato un po', devo concludere che pur essendo lei evidentemente donna, anche se unica nel suo genere, voi due ragazzi non siete assolutamente fatti l'uno per l'altra. È una conclusione piuttosto bizzarra. Sotto qualsiasi aspetto, Amy è più simile a me di chiunque altro abbia mai conosciuto. Mi dispiace, ma io non vedo questa somiglianza. Beh, che tu riesca a vederla o no è del tutto irrilevante. Io non posso vedere le particelle subatomiche, ma nonostante questo ci sono. Ottima argomentazione. Un'argomentazione fisica. Tusce. Alfabeto o farfallino a parte. È un bene che abbiate chiuso da soli questa storia, così che non dovessi farlo io per voi. Amy, ho riflettuto attentamente. Abbiamo reagito in modo troppo impulsivo. Propongo di riprendere la nostra relazione provando ad appianare le divergenze. Sono d'accordo, solo se affermi che l'80% dei nostri problemi è causa tua. Al massimo il 40%. 65%. Andata. Sei consapevole che, andando avanti, dovremo scontrarci col fatto che mia madre non ti approva? Lo sono. Trovo la parte della cattiva ragazza curiosamente eccitante. Vuoi vedere i miei gattini? Ma certo! Adoro i gatti, sono il ritratto dell'indifferenza! Oh, allora potresti trovare Zuzzolo un tantino noioso! Ho capito che cosa ha fatto. Pensa di essere un intelligentone, ma non è diverso da tutti gli altri uomini. Digli di non fare qualcosa e sarà l'unica che vorrà fare. Se non avessi detto a mio fratello, Capitano Uncino, di non pulire a mano il tritalegna, lo chiameremmo ancora Edward. E adesso non muoverti da lì, ti servo subito la cena. No, faccio io! Che ragazzo premuroso. Come va nel mondo della farmaceutica? Molto bene, mi hanno appena assegnato una zona di vendita migliore. Visto come va quando lavori duro? Lei le droghe le vende e basta, io dovevo produrle. Va bene, adesso basta. Non parliamo più di droga per il resto di questo viaggio. Io brindo alla proposta. Non hai bevuto abbastanza? Penny beve più di me. Beh, ho imparato dal migliore. No. Oh. Complimenti, Wyatt, e poi ti meravigli che tuo figlio sia venuto su così. Senti che cosa dice di me. Che cosa dico di te? Allora perché sei andato in prigione? Lo definiscono essere beccati, mamma. Ok, hey, fa partire la mia suoneria. È davvero una bella canzone. Oh sì, c'è un motivo per cui essere Elton John. Non ti fanno cavaliere se scrivi Wake Me Up Before You Go Go. Ma ti avevo avvertita che avrei fatto una videoconferenza con la NASA, ti ho detto di non scocciarmi! Oh, ma sentitelo, il grande astronauta! Già, ti prego, devi dare retta al grande astronauta! Ehi, buongiorno! Ciao, Howard, grazie per esserti alzato presto. Nessun problema, dottor Massimino. I colleghi mi chiamano Massa. Massa? Figo come soprannome, perché forza uguale massa per accelerazione. Già, è solo un diminutivo per Massimino. Comunque, l'obiettivo di stamattina è controllare... Scusa, è il mio telefono. Che cos'è? Rocketman? Sì, è la mia suoneria. La mia canzone preferita, Rocketman. Howard!
non adesso! Chi è? Mia mamma, scusami. Nessun problema, Cirios. Oh, eccoti finalmente! Leonard, lo so che sei turbato per gli ultimi avvenimenti e c'è una persona che vorrebbe aiutarti. Non mi va di parlare con Amy. No, sta tranquillo, non è Amy. Buongiorno, caro. Hai chiamato mia madre? Oh, Leonard, è davvero necessario dover evidenziare le ovvietà? È un vizio che ha fin da quando era bambino. Guarda, mammina, una farfalla. Esasperante. Che succede? Che cosa vuoi? Sheldon mi ha informata che stai vivendo un profondo turbamento emotivo. Sono qui per aiutarti. È davvero un bel gesto. E ricominciamo con le ovvietà. Allora, che è successo? Ecco, va bene. Premetto che non voglio rimettermi con Penny. Ci abbiamo provato, è stato un disastro, quindi ci ho rinunciato. Però non riesco a sopportare il fatto che lei sia andata a letto col mio amico Raji. Inoltre ho scoperto che la sorella di Raji, Priya, con cui sto insieme da 8 mesi, sta per tornare a vivere in India, quindi mi sento completamente confuso e abbandonato. È comprensibile. Hai qualche consiglio da darmi? Sì. Fatti forza. Ma scusa tanto, tu sei un'esperta di fama mondiale in sviluppo e educazione del bambino e tutto quello che mi sai dire è fatti forza? Scusami, fatti forza femminuccia. Grazie, mamma, ora sto molto meglio. Ci stanno mettendo troppo. Scommetto che Sheldon ha piantato la mia bambina. Ehi, mi scusi, dove sta andando? Tutta questa storia è stato un grosso sbaglio. Vado a cercare Amy, la porto via. Stia seduta! Scusami? Sheldon ama Amy, non la farebbe mai soffrire il giorno del matrimonio, né in altri giorni, quindi accuccia. Oh, stia seduta anche lei. Tu permetti che mi si rivolga in questo modo? Di qualcosa. Grazie. Vorrei tanto che venissi con me, Sheldon. Oh, beh, mamma, se lo facessi sarebbe la prova inconfutabile che il tuo Dio può fare dei miracoli. Non sai cosa ti perdi, sarà una gita divertentissima, è tutto a tema. C'è il Jonah e la balena watching. Il buffet ultima cena mangia a sazietà e il mio preferito, spara col signore. Cos'è spara col signore? Anche se ho paura a chiederlo. No, è il massimo del divertimento devozionale. Tu scrivi i tuoi peccati su un piccione di argilla, loro te lo scagliano in aria e tu lo polverizzi con un bel fucile calibro 12, caricato del perdono di nostro signore. Penny, non so perché ero così preoccupata. I tuoi amici sono adorabili. No, grazie, mamma. Anche se quello Sheldon mi sembra un po' particolare. Dici? Non ci ho mai fatto caso. Mi ricorda quel tacchino che avevamo che annegò guardando in su mentre pioveva. Hai ragione! Polizia, polizia, fate i maghi! Davvero non mi disturbava restarmene tranquillo a casa a guardare la partita. Puoi startene tranquillo a guardare la partita qui. Howard, questa medicina non funziona! L'hai appena presa, aspetta almeno che arrivi al tuo primo stomaco! Ehi, Sheldon, usciamo a fare 2 lanci con il vecchio ovale di pelle di maiale? Questa è una casa di ebrei, non hanno cose fatte col maiale. Per caso qualcuno ha detto maiale? Ehi. E poi lei fa 20 domande per cercare di capire quale premio Nobel per la fisica in persona. È pronta? Via! Posso rinunciare? No. 19 domande rimaste. Che fai, non rispondi? Oh no, stiamo giocando. 18 domande rimaste. Rispondi al telefono. Pronto, Amy? Ciao, come va? Beh, Howard ha adescato tuo padre con le magie, così sto facendo amicizia con tua madre. Credo proprio di piacerle. Deve essere molto orgogliosa di suo figlio. Oh, sì. Di recente ha dibattuto un caso dinanzi alla Corte Suprema.
Dice sul serio? Ah, intende questo, figlio. Ehi, visto che siamo qui, perché non preghiamo un po' tutti insieme? Portiamo un po' di chiesa in questa chiesa. Oh, non so se dovremmo... È facile, vi faccio vedere io. Signore, sono Mary Cooper e mi rivolgo a te da Gomorra, in California. Voglio ringraziarti per avermi benedetto con il mio piccolo Shelley e voglio ringraziarti anche per la grande forza che mi dai per evitare che lo stand a colpi di Bibbia in testa. Bene, Penny, tocca a te. Non abbiamo alcuna fretta. Decideremo la data con calma. Non ha importanza, tesoro. Nel momento in cui un uomo e una donna si trovano, sono sposati agli occhi del Signore. La Bibbia è per lei? No, mi scusi, sono stata inopportuna. Come psichiatra so quanto sono importanti le superstizioni per certe persone. Vuole parlare di superstizioni? Sheldon mi ha mandato i libri scritti da lei, tutte quelle sciocchezze sul superego, l'ES. Chi è che ha sganciato escrementi del genere nel fienile? Si chiama Sigmund Freud. Ehi, visto? Credete tutte e due in tipi ebrei con la barba? Restane fuori. Mm-hmm. Almeno l'ebreo con la barba in cui credo io predica l'amore e la compassione. Il suo dice che l'uomo si crogiola nella sua cacca e vuole rientrare nel grembo materno. È affascinante. Come ha fatto una persona di mente aperta come Sheldon a nascere da una come lei? Conosco la risposta, ma non le piacerà. Sentiamo. Quando ero incinta di Shelley, stavo andando in chiesa e pregavo il Signore di darmi un figlio più intelligente di quell'imbecille di suo padre. Ho alzato lo sguardo e ho visto un pupazzetto a molla di Gesù nella Subaru a fianco che con la testa diceva sì. Dimmi, che cosa fai nella vita? Mamma, vuoi rispondere tu? Randall è in fase di transizione. Entro e esco dai tribunali. È bello conoscere la donna che ha cresciuto questo gentiluomo. Non vedo l'ora di conoscere suo padre. Si prepari a rimanere deluso. Anche lui non vede l'ora. Volete bere qualcosa? Io sì, un'altra birra. Sei a posto così. È a posto. State facendo conoscenza, ragazzi? Neanche un po'. Siamo arrivati. Alfred, grazie per essere venuto. Oh, è un vero piacere. E congratulazioni. Grazie. Papà, conosci Sheldon? Dottor Hofstadter. Dottor Cooper. La madre di Sheldon, Mary. Piacere. Piacere mio. La sua ragazza, Amy. Molto piacere. Salve. E ovviamente la mamma. Ciao, acida bisbetica. Ciao a te, rugoso vecchio bastardo. Sì, comincio a sentirla, una certa tensione. Voi due, per favore, non cominciate. Stiamo celebrando questo secondo matrimonio per voi. Non rovinate tutto. Ma certo, scusate. Ma guarda, allora ti sai scusare. Mamma! Scusate. Sapete, la Bibbia dice che il mamma. Perdono... Mamma! Scusate. Piacere di rivederla, dottoressa Hofstadter. Sono un amico di Leonard, Stuart. Il piacere è mio. Salve, sono Stuart. Oh, sono Alfred, il padre di Leonard. Oh, salve. Chiedo scusa, volevate sedere vicini? No. Ecco come mai c'era posto in prima fila. Siamo qui oggi per celebrare l'amore. Sospira più forte, non ti ha sentita nessuno. Davvero, mi sposto. Non solo l'amore di Leonard e Penny, ma quello che noi abbiamo per loro e per i nostri amici. A proposito di amore, la diffusione delle malattie venere tra gli anziani è alle stelle. L'amore è paziente, ma non sopporterà altre battutine sottovoce, perciò piantatela! Almeno stavolta urla contro qualcun altro. Howard!